Padre Gennaro mi ha chiesto di fare questi due incontri sul libro della Genesi, che è il primo libro della scrittura. E io vengo a messa qui da 2 mesi più o meno. E Padre Gennaro insiste tanto sull'importanza della catechesi settimanale, perché è vero, la messa è importante, proprio domenica lo diceva, no? La messa è importante, è un momento di festa per la comunità, ma è molto più importante prepararsi, essere preparati a quell'incontro, e lo siamo se ci mettiamo a confronto appunto con questo testo, enorme fatto di tantissimi libri che noi chiamiamo Bibbia, ta biblia in greco, cioè raccolta di libri. E mi ha chiesto di fare questi incontri sul libro della Genesi, proprio sull'inizio, proprio per iniziare questo nuovo anno. Iniziamo da gennaio, e quindi bisogna iniziare dall'inizio della scrittura. Però prima di entrare nella catechesi, volevo raccontarvi un fatto che ancora oggi succede in Israele per gli ebrei super ortodossi. Quando il bimbo inizia a mangiare cibi solidi, e voi mamme sapete bene quando è il tempo per iniziare, le mamme ebree, ortodosse, prima di dare cibo solido al bambino, fanno leccare la scrittura. Qual è il senso? La scrittura, per l'ebreo super ortodosso, è scritta con inchiostro e con miele. L'inchiostro misto al miele. Perché? Perché la parola è miele per le mie labbra, è dolce alle mie labbra. Ma metaforicamente? No, proprio realmente. C'è proprio una pagina che il bimbo deve leccare. E qual è il senso? Sembra una cosa brutta per noi, no? Invece il senso è molto bello, perché la parola non deve lasciarmi così, come prima. Se io lecco il miele, sono inebriato dalla sua dolcezza. Ma se lecco il miele unito a inchiostro, da un lato sento il dolce del miele, dall'altro sento l'amarezza dell'inchiostro, l'amaro dell'inchiostro. E così è la parola. La parola da un lato è dolce, ed è bella, no? Quando ascoltiamo un bel passo della scrittura, ah, quanto è bello questo passo. Però poi, quando ci troviamo a metterla in pratica, quella dolcezza inizia a trasformarsi, diventa un attimo amarezza, perché è complicato in alcuni casi far diventare la parola viva. E allora volevo richiamarvi a questa pratica, proprio perché la scrittura per noi non è soltanto un testo. Per noi cristiani la scrittura non è un testo, per noi cristiani la scrittura è una persona. È una persona che si racconta, è un Dio che si racconta attraverso una storia fatta di tradimenti, fatta di grandi picchi d'amore passionale, fatta anche di debolezze, di profonda umanità. E allora la Genesi, o il Genesi, come qualcuno, si può dire in entrambi i modi, perché sia in latino che in greco Genesi è femminile, però in italiano il libro della Genesi, siccome poi Genesi diventa nome proprio, allora diventa il Genesi con la G grande. E poi in ebraico Genesi è maschile, è Bereshit. Poi pian piano nella catechesi leggeremo anche qualche passo ebraico, così da entrare anche nella musicalità, no? Di questa lingua sconosciuta. Vivremo 2 catechesi. Sul libro del Genesi. La prima, Dio all'inizio, per l'uomo una meravigliosa possibilità. Questo è il titolo che ho dato al primo incontro. Il secondo, parti, ma lasciati guidare. Riferito ad Abramo. Tu parti, però ci sono io, quindi lasciati guidare. Ancora prima, però, di entrare nel testo, è importante dire che Genesi
è il primo libro del Pentateuco, lo diceva anche Don Gennaro nella catechesi di una settimana fa, perché l'ho ascoltata su internet. Una compilazione in cinque parti di diverse tradizioni, di varie epoche, la cui redazione finale risale al V, IV o addirittura III secolo avanti Cristo. E questo dovrebbe farci un attimo drizzare le orecchie. Perché? Perché se Genesi è il primo libro, come fa a essere scritto quasi a ridosso dell'epoca di Gesù? È il primo libro della scrittura, ma non è il primo libro ad essere stato scritto dell'Antico Testamento. Anzi, i capitoli che affronteremo stasera sono forse gli ultimi capitoli scritti e messi all'inizio. Vi faccio un esempio per capirci, no? Il Vangelo più antico è quello di Marco. E Marco inizia la sua storia dal battesimo di Giovanni. Gesù entra dal battesimo di Gesù, fatto da Giovanni il Battista. Marco non si interroga sulla nascita del figlio dell'uomo, ma perché non era una domanda pertinente, è stato il primo a scrivere e per lui la storia parte dalla vita pubblica di Gesù, è quello che bisogna ricordare, nient'altro. Quando però passano gli anni, Matteo e Luca, che scrivono più o meno in contemporanea, intorno all'80-90 d.C., si fanno la domanda: ma questo Gesù, che a 30 anni decide di compiere miracoli, di predicare per la Galilea, di morire a Gerusalemme, sarà nato da qualche parte? E allora ecco i Vangeli dell'infanzia, Luca e Matteo. Marco non ne parla, perché lì per lì non c'era l'esigenza di fare una storia completa di Gesù, c'erano soltanto ricordi sparsi. Buonasera. Quindi Matteo e Luca, per completare l'opera, inseriscono anche i Vangeli dell'infanzia. Se voi leggete il Vangelo dell'infanzia di Marco e di Luca, vi rendete conto che sono completamente diversi. Matteo parla dei magi, l'abbiamo ascoltato. Luca parla dei pastori. Ma sto Gesù a chi si è rivelato per primo? Matteo e Luca sono discordanti. Questo serve a farci capire che non siamo dinanzi a dei testi storici, propriamente storici. E questo discorso vale ancora di più per il libro del Genesi, per il libro della Genesi. Perché? Forse vi sconvolgerò un attimo, però se mi seguite dovremmo diventare tutti cattolici alla fine. Però durante qualche botta la devo dare, di storicità. All'inizio, per l'ebreo, Dio non è il Dio unico, attenzione, e noi lo leggiamo nei salmi, molte volte noi leggiamo i salmi così, sono belle poesie, ci piacciono, però quando nei salmi leggiamo tu sei il Dio più grande tra gli dèi, è una bella espressione poetica, no? Però il salmista sta dicendo che quel Dio, quel Yahweh, non è l'unico, ci sono tantissime divinità, e Yahweh è il più grande tra tutte. Ma questo lo dicevano tutti i popoli nell'antichità. Quando due popoli combattevano nell'antichità, erano gli dèi, protettori dei popoli, che combattevano. E il popolo che vinceva significava che aveva un Dio più forte. E allora Israele che vinceva aveva Yahweh che lo proteggeva. Poi pian piano questo Yahweh è diventato appunto il Dio più forte, il Dio che schiaccia tutti gli altri dei, fino nell'ultimo stadio, ma siamo già attorno appunto all'epoca del libro della Genesi, intorno al V, IV secolo avanti Cristo, questo Dio diventa l'unico, cioè il creatore. Ed è per questo che soltanto in questo periodo nasce la domanda: ma chi è che ha creato il mondo? E allora ecco le risposte. Il libro della Genesi, i primi due capitoli del libro della Genesi. Altro sconvolgimento. Due sono i racconti di creazione nell'Antico Testamento. Ma come? Non c'è stato un solo modo per creare? No. Ci sono due capitoli, e se andate a leggerli sono anche molto belli,
dal punto di vista poetico della poesia proprio ebraica. Due capitoli, il primo e il secondo, che raccontano in maniera diversa la creazione. Ma allora qual è l'originale? Qual è la vera creazione? Non si sa qual è la vera creazione, perché nessuno c'era quando Dio ha creato il mondo. La domanda è diversa. Questi due testi provengono da due tradizioni diverse, l'abbiamo appena detto. La Genesi raccoglie in sé varie tradizioni, tantissime tradizioni, tra cui anche queste due relative alla creazione. E allora nel primo capitolo l'uomo è l'ultimo essere ad essere creato, è il vertice della creazione. Nel secondo capitolo tutto è già pronto e viene creato immediatamente l'uomo, con il famoso brano della costola di Eva che si addormenta, dell'uomo che si addormenta, eccetera. Però qual è il pilastro di questi due capitoli? Che all'inizio c'è Dio, non c'era nessuno quando il mondo è stato creato, ma c'era Dio, ed è Lui che ha voluto, in un certo tempo, creare l'universo e il mondo. Per gli ebrei sapete perché Dio inizia a creare il mondo, e perché soprattutto crea l'uomo? Perché ad un certo punto si stanca di essere da solo, semplicemente questo, per l'ebreo. Ad un certo punto Dio, stanco di essere solo, eppure Lui è l'essere perfettissimo, stanco di essere solo, decide di uscire fuori da sé, di creare l'universo, e all'interno dell'universo il mondo, la terra e l'uomo, per non rimanere più da solo, semplicemente per questo. Per l'ebreo ciò che conta è la storia, una storia scritta a due mani, una storia d'amore in cui si intrecciano sentimenti diversi e contrastanti, un po' come in tutte le nostre storie. La storia per l'ebreo non inizia con la creazione, inizia con Abramo la storia, perché è lui il patriarca, il primo personaggio della scrittura che inizia a camminare. Voi sapete che la storia si fa quando due persone camminano, lì inizia la storia. E per l'ebreo la storia inizia con Abramo. La creazione non è storica. Per l'ebreo la creazione è semplicemente un tentativo di spiegare all'altro come il mondo è stato creato e perché l'ebreo, perché il popolo ebraico è il popolo prescelto. Questa è l'intenzione di questi primi due capitoli, non altri, non altre intenzioni, soltanto questo, spiegare che all'inizio c'è Dio e che Dio ha voluto in un certo tempo scegliere un popolo da amare, da accompagnare. Per l'ebreo, questa è la definizione forse più bella in assoluto, per l'ebreo Dio non è una definizione, non è l'essere perfettissimo. Per l'ebreo Dio non è manco un concetto filosofico, è l'essere, è l'ente, tutta la differenza che facciamo noi legati all'aristotelismo. Per l'ebreo Dio è un pellegrino, tutto qua. Per l'ebreo Dio è quella persona, in alcuni casi veramente persona, che accompagna il popolo in tutti i suoi passi, di notte nel fuoco, di giorno protegge le spalle, quando il popolo è nel deserto. E allora i racconti della creazione, in termini tecnici, sono racconti eziologici. L'eziologia, dal greco, aitia e logos, discorso sulle cause. Siamo quasi borderline nel campo del mito. Il racconto eziologico è più o meno un mito. E l'ebreo racconta questo mito, e in questo racconto di creazione ci vuole dire alcune cose. Innanzitutto Dio all'inizio. Poi c'è l'uomo. E come, proprio perché l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, anche lui non può stare da solo. Dio a un certo punto della storia ha deciso di non essere più da solo. E allora chiede al Signore un aiuto. E allora il Signore gli presenta, siamo nel secondo capitolo,
gli presenta gli animali, l'uomo dà il nome agli animali, ma non riesce a trovare nessuno, alla lettera del testo ebraico, della sua stessa altezza. E allora Dio che fa? Addormenta per un attimo Adamo, toglie la costola e crea la donna alta quanto Adamo, cioè i due possono guardarsi negli occhi, sono alti allo stesso modo, hanno pari dignità. Quando noi leggiamo questo testo, e lo dico spesso perché è simpatica come cosa, no? Noi maschietti diventiamo un attimo 2 metri, per chi non lo è già, perché diciamo, guarda, donna, sei soltanto una mia costola, cioè niente di più. E la costola, se ci fate caso, è quell'osso insignificante, che se si rompe non ha bisogno manco del gesso. Cioè all'ospedale ti dicono, vabbè, ti è rotta la costola, si aggiusterà da sola, se si aggiusta. È proprio un osso che non serve a niente. Vedete, le donne subito vorrebbero scattare dalla sedia. In realtà, vi tengo buone e do una mazzata agli uomini stasera, la costola per l'ebreo rappresenta lo scheletro, l'ossatura. E un uomo senza scheletro è una bambola di pezza, è floscio, è moscio, crolla su di sé, su se stesso. Però, allo stesso tempo, uno scheletro senza pelle, senza nervi, è brutto, è proprio brutto. Allora qual è il senso di quella creazione? L'armonia del cosmo, l'armonia di tutto il creato, si rispecchia nell'unione tra l'uomo e la donna. Come il creato è armonioso, è bello da guardare, e noi ci meravigliamo tutte le volte che mettiamo la testa fuori dalla finestra e guardiamo una stella, ci meravigliamo, ma com'è possibile avere uno spettacolo del genere davanti agli occhi? Allo stesso modo, quell'armonia, quella bellezza si ritrovano nell'unione tra l'uomo e la donna, che soltanto insieme sono belli, proprio come lo scheletro e i nervi e la pelle. Se togliamo lo scheletro è brutto, se togliamo la pelle non serve a niente ed è brutta uguale. Soltanto insieme l'uomo e la donna rappresentano bellezza. E andando avanti, facendo questa corsa, perché stasera ci dobbiamo fermare al peccato originale, andando avanti troviamo appunto questo episodio che la Chiesa presenta come una sciagura. E un po' è così, perché l'armonia del creato, l'armonia dell'Eden, di questo giardino, o meglio di questo orto con frutti abbondanti, questa è la tradizione originale, la traduzione originale, non giardino paradisiaco, ma orticello, perché l'ebreo del tempo non aveva in mente un giardino bello, verde da ammirare, no, l'ebreo del tempo voleva i pomodori, voleva le mele, voleva i frutti, non voleva cose belle da guardare, quindi è bene tradurre come orto pieno di frutti, giardino di Eden. Questa armonia è rotta dal peccato, e tante pagine sono state scritte sul peccato originale, tutte pagine che hanno il sapore della moralità, non dovevi mangiare dell'albero, e siccome Eva dà ascolto al serpente, perché è la donna che dà ascolto al serpente, la donna ha il coraggio di dare ascolto al serpente, i contra, la donna dà ascolto al serpente. L'uomo non ci pensa, perché sin dalla creazione è proprio un battilocchio. Grazie per il suggerimento, proprio il termine adatto. Sta bene, sì, non si fa tante domande, no? La donna vede il frutto dell'albero, o meglio, tentata dal serpente, dal diavolo originario, e la donna sta attenta alla tentazione, cioè dà ascolto alla tentazione. Quel frutto lì ti farà diventare come Dio, dice il serpente. E non aveva tutti i torti il serpente, il tentatore dice una verità, ma non tutta.
la verità, però dice comunque una verità, perché il frutto di che Eva mangerà, o meglio, che Adamo, proprio perché mangerà, perché Eva dice prendi il frutto, e Adamo, e batti, lo prende il frutto, senza domandarsi, senza fare niente. Già gli ebrei del tempo sapevano tutto, avevano già capito tutto di chi comandasse tra l'uomo e la donna. Dice il serpente, quello lì è il frutto del bene, della conoscenza del bene e del male. Siccome soltanto Dio conosce il bene e il male, tu diventerai come Lui. Ed è vero, perché nel giardino di Eden l'uomo non conosceva il male, ma conosceva soltanto l'armonia. Ma il peccato vero e proprio di questo brano non è... come lo intendiamo noi oggi, non è il divieto di, non è la trasgressione ad un divieto, no, ma è un mettersi al posto di. L'uomo e la donna avevano un giardino intero da contemplare, un orto stupendo da contemplare, ma anche da per cui mangiare, cioè dai quei alberi poter mangiare, poter saziarsi, eppure l'attenzione va su quell'albero, quell'albero di cui Dio aveva detto di tutti gli alberi puoi mangiare, ma tranne che da quello, perché quello è l'albero della conoscenza del bene e del male. Ma quello non era un divieto da parte di Dio, era un salvaguardare l'uomo dalla conoscenza del male, perché solo lui poteva affrontare il male, soltanto Dio poteva. E allora Eva prende del frutto, poi è diventato la mela, ma nel testo non c'è, non si parla di mele, di banane, di albicocche, non, c'è un frutto. Eva prende del frutto dell'albero, lo mangia e i due si accorgono di essere nudi. Il testo ebraico, nudo e serpente, si dicono allo stesso modo. Soltanto dal contesto riusciamo a capire quando è che quella parola significa nudo e quando quella parola significa serpente. Allora c'è questo gioco di parole, il testo gioca spesso su questi giochi di parole. I due si accorgono di essere nudi o serpenti, cioè astuti come il serpente, cioè si accorgono finalmente di essere non solo buoni ma anche cattivi. Però attenzione, tutti evitano di dire, e mi avvio alla conclusione già, tutti evitano di dire che prima della grande cacciata di Dio dal giardino dell'Eden, Dio compie un gesto molto tenero. Il Signore, Genesi 3:21, che adesso andiamo a leggere al testo originale, così leggiamo e vediamo il testo, il Signore fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Allora io adesso vi leggo il primo capitolo, non tutto ovviamente, perché sennò facciamo notte. Il primo capitolo è versetto 3 e poi dal terzo capitolo è versetto 21. E voi vedete se ci sono delle assonanze, se voi lo noterete immediatamente. Genesi 1, versetto 3. Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. E Dio disse, ci sia luce, e luce fu. Ascoltate il testo. Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Ci sia luce, e luce fu. 3:21. Vayas Adonai Elohim la Adam ule ishot katnot or vai la Beshem. Questo è tutto e due in ebraico. Tutti e due in ebraico. Dal testo originale stiamo leggendo. Vayomer Adonai Elohim, e Dio disse. No, mi sono perso. Ah, e Dio disse. No, Vayas, e Dio fece per l'uomo e per la donna un vestito fatto di pelle. Rileggo il testo.
Wayas Adonai Elohim la Adam lo Eishot, ad Adamo l'Eishto, la sua donna, Ketenot Or, un vestito di pelli. Traduciamo noi di pelli, ed è giusto. Avete trovato delle assonanze? Or. Or. È il primo elemento creato da Dio. Però dovete sapere che in ebraico, nell'alfabeto ebraico, ci sono due lettere mute. La Aleph, che è la prima lettera dell'alfabeto, e la Ain. Sono due lettere che sono due consonanti che senza vocali non hanno suono. Sono semplicemente aspirate. La Ain ha un'aspirazione più forte, mentre la Aleph ha un'aspirazione più dolce. Or, luce, è con la Aleph. Or, pelli, tuniche di pelli, con la Ain. Però, lo stesso gioco di parole che abbiamo visto prima, con nudo e astuto, nudo, serpente, lo ritroviamo adesso, all'inizio della creazione e alla fine della creazione. Io non voglio darvi una rilettura positiva del peccato originale, proprio no, perché c'è stata la trasgressione e i frutti li vediamo, grazie a quella, o meglio, a causa di quella trasgressione c'è il male nel mondo. L'uomo conosce anche il male oltre che il bene. Però prima che Dio mandasse l'uomo sulla terra per piangere, poi il testo vi leggo un po' tutte le cose belline che Dio ci manda a fare sull'uomo, sulla terra. Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie, che Adamo, e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non devi mangiarne, maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo, mentre prima nel giardino non c'era nessun dolore, nessun tipo di dolore, l'uomo prendeva e mangiava e si nutriva. Per tutti i giorni della tua vita, fino alla fine, dall'inizio alla fine, con dolore trarrai il cibo dalla terra. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi. Questa è una punizione enorme, perché soltanto gli animali nel giardino di Eden mangiavano l'erba dei campi. Soltanto loro. L'uomo non poteva mangiare dell'erba dei campi. Questa è una sorta di maledizione da parte di Dio. Anche noi oggi la mangiamo, mangiamo l'insalata, buonissima. I friarielli che sono noi abbiamo, i friggiarelli, non siamo mai. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Il pane l'uomo lo mangiava nel giardino di Eden, ma qual è la differenza adesso? Adesso lo mangia con il sudore, perché non gli è più regalato, ma se lo deve guadagnare. Deve lavorare la terra, deve lavorare il grano, per poter mangiare il pane. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Però prima di mandare l'uomo sulla terra, Dio che fa? Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Queste tuniche, quando l'ebreo sente tuniche di pelli e sente questo suono or, in automatico va all'or iniziale, alla luce iniziale. Cioè l'ebreo sta dicendo, è vero, la donna ha mangiato del frutto, meglio, l'uomo e la donna hanno mangiato del frutto della perdizione, però Dio riveste tutti e due di tuniche di pelli, ossia di luce. Già nella creazione c'è una delle caratteristiche fondamentali del Signore, che è il perdono. È vero, c'è la punizione, ma c'è il perdono. E allora, è per questo che ho dato questo titolo un po' strano al libro al primo capitolo di queste nostre catechesi. Dio all'inizio, perché tutto viene da Lui, sia nel primo capitolo che nel secondo, è Lui l'origine di tutto. Per l'uomo, che è il secondo oggetto di questa bella traduzione che abbiamo fatto insieme, per l'uomo una meravigliosa possibilità, una cacciata, potremmo dire,
rivestita di luce, rivestita di perdono. E nella creazione c'è già l'elemento del perdono. L'uomo è inviato sulla terra, ma non è soltanto punizione, è anche possibilità. E allora sta a noi far sì che i nostri vestiti risplendano di luce e non siano soltanto vestiti di pelle. La pelle di animale puzza, cioè oggi non puzza, ma allora la pelle di animale puzzava assai. E allora sta all'uomo far diventare quel vestito di pelle puzzolente vestito di luce, perché c'è il gioco di parole, or. Abbiamo un po' di tempo per eventuali domande. Signore, ma anche la morte è una punizione? Cioè, perché lui dice finché non tornerai alla terra, perché lì tu, da lì tu vieni. Cioè, Dio ha creato l'uomo immortale. Questo non c'è scritto nel testo. Però si deduce. Si deduce nel senso che l'uomo conosce il male e il bene, e conoscendo il male conosce la morte. Questo sì. Cioè, quella è conseguenza del gesto della donna. Quindi allora non è una punizione. No. Tu hai deciso di mangiare il frutto del male. Però cioè, la donna non sapeva se era immortale o meno. Ti punisce perché era. No, giusto. Hai fatto una scelta. Quindi quando Gesù ti dice quelle parole, mangerai i cespugli, non so, vuole mettere l'uomo di fronte a una realtà che l'uomo ha scelto. Però quello che, siccome io sono un po' talebano, nel senso che se non trovo scritte nel testo alcune deduzioni che facciamo noi, io ci andrei cauto, perché non c'è scritto mai nei primi due capitoli che l'uomo è immortale. Però se Dio è eterno, l'ha creato sua immagine e somiglianza, quindi... Bello come lui, ma non immortale. Sarà la nostra interpretazione. A sua immagine e somiglianza, cioè sa di lui, cioè l'uomo ha il sapore di Dio, e in un certo senso è eterno, perché noi non moriamo mai. Cioè è vero, avremo il passaggio da questo mondo a quell'altro, ma noi siamo fatti per l'eternità. E questo è il messaggio che sin dall'origine noi abbiamo. Però tutta la bellezza, io dico che la guadagniamo forse diventiamo più belli, però queste sono nostre deduzioni, nel testo non c'è. L'uomo viene creato con la terra, la donna viene creata dalla costola, cioè hanno un'origine diversa l'uomo e la donna. E come a fare una differenza già all'epoca, insomma, cioè, sicuramente. Cioè, allora, uno è figlio della terra, l'altra è figlio della costola di Adamo. Però tecnicamente, siccome la donna è figlia dell'uomo, cioè la donna è tratta dall'uomo e l'uomo è tratta dalla terra, allora anche la donna è tratta dalla terra. Ci va a finire. Poi, se ci fate caso, ve l'ho letto pure alla fine, l'uomo, il nome che Adamo dà alla donna è Eva, che in ebraico è Ewai, che non è guai, no. Significa terra, proprio terra. E piuttosto il gioco di parole che fanno gli ebrei sull'uomo e la donna è diverso. Adam è polvere, polvericcio. Cioè, quando noi non facciamo troppe pulizie sui mobili, abbiamo sto. È questo qui. Adam è lo sporco. No, non questo che non c'è. No, non c'è. No. Vabbè, quando non. È buono. Quando facciamo sto gesto qua e abbiamo un po' di polvere sulle mani, quello è Adam. La donna è la terra. È proprio la terra, perché la terra è madre, l'uomo no. È dalla terra che escono fuori i frutti, dall'uomo no, perché è dalla donna che esce fuori la vita, che viene fuori la vita. E quello è il gioco di parole che fanno, forse più bello, no? che fanno gli ebrei. Però ritornando alla questione dell'eternità, nel testo non la leggo. È una, come dire, una deduzione che facciamo noi a posteriori, ma l'ebreo... La tradizione non c'era, questi sono no. Quelli di tradizione. Sì. Sì, e quindi non è presente l'eternità o la non eternità. Lo sapevano della terra, riportato la terra. Semplicemente. E poi, cioè, siccome...
era prevista la nascita, la riproduzione da Adamo ed Eva o no? Sì, partorirai. Dopo le quando sono cacciati, tanto è vero, prima. I vecchi testi, Eva e Adamo non hanno l'ombelico. Questo non la sapevo. I vecchi quadri non hanno l'ombelico. Perché non sono stati partoriti, quindi... Ma non l'ombelico che veniva. Insomma, lui voleva una folla, non voleva compagnia. No, voleva l'umanità per compagnia. Sì. Sarebbero pure morti. Però cioè, rendetevi conto che vi ho detto prima, questi due sono testi eziologici. No, non vi sconvolgo, no, se vi dico Adamo ed Eva non sono mai esistiti. Penso di no. Penso di no. Altrove quando l'ho buttata stavo, ma un attimo svenuti. Sono racconti simbolici, molto simbolici. E, cioè Adamo ed Eva rappresentano l'umanità e l'umanità è fatta di maschile e femminile, cioè è questo il senso alla fine di questo testo, e siccome da questi due poi doveva nascere tutta l'umanità, perciò dico sono brani abbastanza simbolici, non è che da due persone nasce il mondo a meno che non sono due conigli tutti e due che partoriscono all'infinito. questo sì. Però sono racconti altamente simbolici. Cioè, Dio ama l'umanità in Adamo ed Eva. Dio vuole l'umanità per amica, vuole l'umanità per compagna di strada. E siccome Adamo ed Eva sono i padri, poi dopo andremo avanti la prossima volta nella lettura del testo, sono i padri del popolo ebraico, il popolo ebraico si fa risalire ad Adamo ed Eva, si aprirebbe però ve lo accenno, nella genealogia di Matteo non si arriva ad Abramo, ma si arriva ad Adamo. Quindi c'è questo tentativo da parte del cristianesimo di allacciare il Signore ad Adamo, anche se sapevano tutti, anche chi ha scritto il testo, che Adamo ed Eva non erano mai esistiti. È vero, il testo è ispirato, ma è un testo simbolico, lo ripeto e ve lo riripeto. Anche il cristianesimo fa questo tentativo di allacciare Gesù ad Adamo, cioè nella mente di Dio, questo è verissimo, c'era già il Signore. Questa è tutta la discendenza da Adamo fino a Gesù. Quindi Dio ama questo popolo, c'è una fino a Davide, un'altra fino ad Abramo. Poi c'è anche un aggancio ad Adamo, infatti il Signore nel Vangelo ogni tanto figlio di Adamo, ma anche nell'Antico Testamento ricorre molto spesso questo termine. No, il figlio dell'uomo, che in ebraico è Ben Adam, cioè figlio di Adamo. Quando il Signore si proclama figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo è venuto a portare la salvezza, la pace, sta dicendo che lui è figlio di Adamo, cioè di discendenza adamitica, cioè è uomo come Adamo alla fine. Altri dubbi? Il nuovo Adamo. Sento parlare di questo vestire di pelle da parte di Dio. Anzi, loro si nascondono quando sono nudi. Perché avvertono di essere nudi. E si coprono, sì. Loro si coprono, non è che Dio. Quello è il gesto istintivo. Cioè, mi scopro nudo e mi copro. È la prima volta che sento parlare di questa possibilità di essere coperti da pelle da lui. E sa perché? Perché è più facile parlare di punizione anziché di possibilità. Cioè, quando io, questa non è una critica, è proprio, soprattutto voi che siete fortunati ad avere Don Gennaro, ma non è proprio per quello. Ma la Chiesa, in un certo periodo, e lo fa ancora oggi in alcune persone, tenta di mettere paura alle persone, per un semplice motivo, per tenerle strette a sé. Quando io parlo invece di possibilità, di responsabilità, cioè, non sono io che ne parlo, è nel testo ispirato, e dico che il Signore ci riveste di luce, questa diventa un'apertura grande, cioè io ci perdona subito, all'istante, e poi lo vedremo ancora nel prossimo incontro quando parleremo della duplice alleanza
Voi conoscete tutti l'alleanza abramitica, no? L'alleanza che Dio fa con Abramo, ma quanti di voi conoscono l'alleanza fatta da Dio con Noè? Nessuno, perché non se ne parla mai. No. L'arco, l'arco del cielo. E quella lì, sapete perché? Vabbè, vi anticipo qualcosa. Nessuno ne parla, perché lì l'uomo non è coinvolto. Quando Dio vede l'arco nel cielo, si ricorda della sua alleanza, cioè si ricorda che non deve più punire l'uomo, non deve più mandare nubifragi, non deve più mandare il diluvio universale, perché già l'ha fatto e ha perdonato l'uomo. Allora ogni volta che compare l'arco nel cielo, non è l'uomo che si ricorda, ma è Dio che si deve ricordare di non punire più. Vedete, cioè, cambia completamente la prospettiva, cioè l'uomo è perdonato a prescindere. Cioè, dopo il diluvio c'è l'arco e Dio si ricorda sempre che non deve più punire. L'arco baleno, che però, vabbè, in ebraico è solo arco tra il cielo e la terra, e noi l'abbiamo associato subito all'arco baleno. Ed è bello, no? Dopo il diluvio vediamo l'arco baleno e noi sorridiamo sempre, noi facciamo bene a sorridere, perché Dio si ricorda che non deve più punirci, perché già l'ha fatto, e ci perdona. Dicevo che è molto più facile parlare di punizione, perché l'uomo ha paura di essere punito. Se ci fate caso, quando ci sono le elezioni, il presidente degli Stati Uniti, si inizia a parlare di guerre, si inizia a parlare di terroristi. Perché? Perché il popolo ha bisogno di qualcuno che lo salvi, e allora si aggrappa di nuovo al presidente, si aggrappa di nuovo alla politica. Ma questo è un giochino che si fa con i bambini, no? Il famoso mammone, fa attenzione al mammone dei nostri tempi. Era un modo per tenere stretti a noi i nostri figli, lo stesso i nostri credenti, la nostra nazione, in termini sempre più grandi. Parlare di responsabilità e di possibilità, beh, apre un mondo completamente diverso. E l'uomo è rivestito subito da Dio, vero? Lui si copre perché pensa di essere nudo e sa di essere nudo, ma Dio lo ama subito, lo perdona subito e lo riveste immediatamente di pelli di or, di vestiti di or, pelli ma anche di luce. Se questo racconto è simbolico, quindi diciamo un po' allegorico, vuole dare una interpretazione di quello che può essere stato l'inizio, perché in questi 2000 anni i papi si sono così fortemente, diciamo, attaccati a questo racconto, e negli ultimi 120 anni hanno così fortemente contraddetto le teorie evoluzionistiche che dal punto di vista scientifico oramai sono chiare. Beh, mica tanto. Adesso diciamo dal punto di vista teologico, io non sono esperto in questo, però dal punto di vista teologico sono sempre delle tesi, sì. Ma la scienza anche non è certezza. Infatti, dal punto di vista teologico l'ultima strada è quella del compromesso. Cioè, non sono in contrasto, nel senso che c'è stato il Big Bang famoso, ma chi è che ha spinto il Big Bang? E questa è l'ultima accomodamento della teoria teologica. Sì, è logico, sì, da un certo punto di vista sì, è logico, però è anche... Quello è il modo di spiegare le cose ad un certo livello della storia, per noi... E questo è il modo in cui riusciamo a comprendere. Perché c'è stata la spinta. Ogni età ha la sua conoscenza, la sua possibilità di credere, cioè rimanere legati a vecchie teorie è assurdo. No, infatti. Però la nostra interpretazione più attuale è questa. Sì, questo è l'ultimo, cioè uno degli ultimi studi. Prego. Ma veramente l'unica apertura fatta Giovanni Paolo II in un accenno che poi dopo è stato completamente contraddetto dal Papa successivo.
No, hai ragione, perché ti sto parlando di teologia, non di magistero. Il magistero effettivamente non si è mai pronunciato su queste cose. E non saprei dirti. Ha detto chiaramente che non so. È vero. Forse lui c'era. Qualche altra domanda? La lettura dei Vangeli è più semplice. Sì, sì, sì. Tra qui è difficile proprio entrare. Anche se. Anche nel linguaggio allegorico, mitologico, perché. Anche se l'ebraico è più. Musicale. È più musicale, è più aperto a vari sensi, perché i vocaboli sono pochi. E con un vocabolo magari si possono dire infinite parole, e poi l'ebraico gioca molto sulle assonanze. E io la mia tesi dottorale è su Paolo, proprio su tutt'altra cosa, sul Nuovo Testamento. Però ho cercato nella mia tesi di applicare la retorica classica al testo del Nuovo Testamento, al testo scritto. Ho fatto più o meno lo stesso in questa breve catechesi, in questo breve incontro. E il testo è pieno di assonanze, c'è Or, c'è il serpente astuto, c'è Dio che ha a che fare con l'uomo perché sono le stesse consonanti, ed è un mondo proprio molto vasto quello dell'ebraico, ti permette di fare questi agganci. Però la cosa interessante, noi oggi facciamo fatica a notarli, ma al tempo l'ebreo che ascolta per la prima volta il testo in automatico fa queste assonanze, sente Or, Or, e subito gli si drizzano le orecchie. Anche un modo da parte dello scrittore di aumentare l'attenzione e di far fare i collegamenti al lettore, a chi ascolta. Se io ti dico Or all'inizio del testo e te lo riprendo alla fine, il lettore in automatico fa una sorta di inclusione, cioè tutto quello che c'è al centro è luce. Che tutto nasce dalla luce e finisce con Or, luce, tra virgolette. Quindi il lettore è spinto, è invogliato ad entrare nel testo, e l'autore fa in modo che il lettore entri immediatamente nel testo attraverso queste assonanze. Vedete, io ci tengo tanto, perché la retorica è forse uno dei modi più belli, no? di esprimersi e di presentare qualsiasi discorso, qualsiasi cosa. Però il compito di chi parla, dell'oratore, è quello di accattivare l'attenzione dell'altro, cioè quello di far pendere gli altri dalle proprie labbra. E lo può fare attraverso uno strumento che è fondamentale, attraverso la parola, soltanto quello. Quindi stare attento ai termini, stare attento ai vocaboli da usare, ai suoni delle parole, beh, questo ci dice tanto anche dell'ispirazione del testo sacro, perché fare questo lavoro costa. Io ho provato a fare dei componimenti stando attenti alle regole della retorica, ma dopo 3 ore avevo scritto 3 righe più o meno. Quindi immaginatevi un testo intero così strutturato, così armonioso, ci dice qualcosa, secondo me, della straordinarietà di questo libro. Probabilmente anche tutto una serie di revisioni, scrittori, di scrittori, questo certo, sì. Su questo sì, non ci piove. Per voi giorno è fondamentale la conoscenza di queste lingue. Mm. Perché altrimenti non potete entrare nel testo come c'è entrato lei. Sì. Però è fondamentale per tutti. Vabbè, facciamo da ponte, hai ragione. Hai ragione. Un'altra volta, il serpente astuto, dov'è l'astuzia nel serpente? Perché il serpente dice mezze verità. Ma questo non è astuzia, questo è in essere figli. Sì, vabbè. Se una sei un serpente, non faccio niente complimento, vuol dire sei astuto. Nel senso, nel senso che riesce a far. Rispetto allo scopo che si propone. Sì, riesce nel suo intento, perciò è astuto. Sì, ho capito, ma non capire, cioè astuzia è una qualità fondamentalmente. Sì, però può essere positiva e può essere negativa. E poi il serpente non è viscido materialmente. No, infatti. Questo, ma si dica astuzia è. L'astuzia per la donna, perché non l'uomo?
Non ho capito? Perché se avessi provato a corrompere l'uomo, cosa sarebbe successo? Forse non avrebbe dato ascolto, però non lo so. Perché non avrebbe dato ascolto? Perché capiva che era sbagliava il serpente o perché era scemo? No, non lo so. No. Però nel testo è la donna che casca. Allora non è la donna migliore dell'uomo? No, no, no. Beh, stavo scherzando durante la. Sono tutte e due uguali. Attraverso la disobbedienza di Eva si conquista il libero arbitrio. Sì. Quindi questo potrebbe essere il racconto della disobbedienza del serpente di Eva che convince Adamo a seguirla in questa sua riflessione. Mi ha anticipato l'incontro prossimo. No. diceva la signora, il nome? Antonia, che la trasgressione di Eva apre al libero arbitrio, ed è così, cioè la donna e l'uomo sono liberi dinanzi al comando di Dio, come noi siamo liberi dinanzi a qualsiasi tipo di legge. Possiamo obbedire, possiamo disobbedire, però sappiamo che andiamo incontro a delle sanzioni. E nel prossimo incontro vedremo i risultati di questo libero arbitrio, vedremo il comportamento di Dio attraverso l'alleanza noachica, cioè quella fatta con Noè, e l'alleanza abramitica fatta con Abramo. Così vediamo la progressività del libero arbitrio. E vi anticipo che non è una progressività bella, ma è una progressività fatta di un male che non ha mai fine, che inizia con l'uccisione di Caino, del litigio tra Caino e Abele, va a finire fino alla torre di Babele, e poi vedremo come Dio si comporta dinanzi a queste trasgressioni continue. È l'unica cosa che dà responsabilità all'uomo. Perciò io parlavo di possibilità, sì. Parlavo di possibilità, proprio sta a noi cambiare il vestito. Non possiamo fare nulla. Dei soldatini. Sì, sì. Quindi vi invito al prossimo incontro. Grazie mille. Io però c'è una domanda che da bambina mi sono posta. Ho cominciato a leggere il Vangelo ai 5 anni. Quando Dio dice io sono il